siamo presentati. Ci siamo presentati, io sono Edoardo Mercellesi. Io sono Mattia Tremolada. Sì, qui con noi Simone Chimento. Ecco, voglia. Io oggi ti vedo praticamente loquace. Oserei dire che più o meno siamo lì, cioè ci fossero o non ci fossero. Ah, certo. Mai stato così interessante. Ciao Chimento. Vabbè, allora, mi è venuta in mente una cosa random. Sì. Nakagami ha fatto il primo tempo nei test di MotoGP. Sì. Bello. Ammetto di non aver seguito. Però Nakagami ha fatto il primo tempo nei test di MotoGP. Molto bene. Beh, ma in realtà Nakagami quest'anno è cresciuto bene. Sì, è cresciuto bene. E quello che diceva Centinello è che lui è molto veloce. Cioè, si è trovato veramente bene con quella moto. Quella nuova o quella vecchia? Esatto, con quella corso quest'anno. Okay. Che non era il modello più aggiornato. No, esatto. Quindi facendo un po' la tara delle cose. Esatto, ci sta che abbia ottenuto un buon tempo. Il suo problema principale quest'anno, diceva sempre Cecchinello, è stato che lui faceva fatica a prendere il ritmo. Perché nei primi giri con gomma fredda e con la bagarre rimaneva sempre un po' atterrato. E quindi non ti cagare, ovviamente non aiuta. Però in realtà ha fatto delle buone cose, sì, in qualifica, sì, anche quest'anno è stato anche in Q2 ogni tanto. Sì, 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 infatti dico, fa il tempo, è molto veloce, si è trovato bene con la moto. Quindi non è neanche così improbabile, un certo primo tempo difficilmente lo vedremo. E anzi, oserei dire che in qualifica tra i rookie, sì, probabilmente è stato il più efficace. Può essere, mentre Franco è stato un pochino più costante in gara. Lo stesso Siarin, sì, ha fatto anche se è stato un po' più altalenante. Molto altalenante. Ha avuto forse più exploit in top 10, sì, ma poi ha avuto delle gare difficili. Sì, è vero. Seguendo un po' anche l'andamento di quello che è stato la stagione di Zarco, il compagno di squadra, che anche lui ha avuto delle gare veramente toste. Poi va detto che tra Zarco e Siarin c'è un gap di talento molto netto. Talento, ma anche di esperienza. E anche di esperienza, se così vogliamo dire, certo. Però Siarin, per quel che può fare, talvolta si è dimostrato veramente veloce. Considerando che il suo ingaggio è venuto molto tardi. Esatto, ha saltato diversi test. E anche in maniera inaspettata, quindi insomma, niente male con questa stagione. Vediamo se... Però quest'anno con KTM, quindi telaio, Atericcio, riuscirà ad adattarsi alla moto e a replicare i risultati fatti con una Yamaha che è probabilmente, tra molte virgolette, la moto più facile. Soprattutto, esatto, di categoria la moto 2, la moto GP. KTM, da quello che si è visto in questi test, soprattutto con Oliveira e con Siarin, sembra veramente... Ok, che Oliveira è un rookie, quindi non è il metro di paragone, diciamo, più attendibile, però effettivamente ha fatto una certa fatica. Sì, sì. E sì, non è affatto banale come moto e l'adattamento tutt'altro che facile, soprattutto appunto nei primissimi chilometri, visto, come hai detto te, la grande fatica che si fa. E anche le dichiarazioni di Zarco non sono state dolcissime. No. Nonostante appunto va detto che è difficile farsi un'idea della moto in un paio di giornate, dichiarazioni di piloti poco come Lorenzo, che mi pare fu molto ben impressionato della Ducati nei primissimi test, salvo poi ritrattare quando si è ritornati in sella a febbraio e quando si trattava di andare effettivamente veloce. In effetti tanti hanno detto che Valencia, come sensazioni, come contesto, è un po' bugiarda. Abbiamo capito che siamo passati dai 110 ai 90 perché c'era un buco enorme. Cioè, pensate, c'è una panda parcheggiata in un campo. Sì, sì, ma tutta la nebbia. Sì, mamma mia, panda bianca. Quindi... Cosa vedono i miei occhi, mio Dio. Vabbè. Valencia è un po'... È un po' falsa. E non saprei spiegare.
spiegarmi esattamente il perché, sai? Non lo so, però sai cosa? Magari arrivi da 3 giorni anche... in cui provi una moto in ottica gara, quindi non so, hai una certa pressione addosso, poi c'è questo giorno di stacco e poi risali in moto molto spesso che cambiandola in un clima decisamente più rilassato, non so. Tra l'altro boh, il clima dei test mi sembra veramente bellissimo, gente che sì, sorride, sì, sì, cose. Si va in giro per il paddock molto più tranquilli, senza tutta questa pressione. Anzi, la stagione è appena finita e sono gli ultimi 2 giorni di lavoro prima della pausa forzata. Sì, poi c'è stato il test di Jerez, però insomma tanto vale. E quindi sì, sì, deve essere veramente quel clima di fine stagione, un po' tranquillo. E devo dire che proprio per questo sono molto contento che da diversi anni Dorna, e quindi alcune televisioni come per esempio Sky in Italia, forniscano la copertura dei test, perché sono un'occasione secondo me molto ghiotta per fare dell'approfondimento coinvolgendo i protagonisti. Benissimo. Senza la pressione delle tempistiche di lavoro del weekend. Benissimo, sì. Senza troppa pressione del palinsesto televisivo, perché tanto in quelle 6-7 ore che hai tutto il tempo, e anche quando si gira, ma non c'è nulla, esatto, in palio. Non richiami la linea dell'inviato perché c'è il sorpasso, c'è la caduta durante la corsa. Questo quanto andava? Non lo so. Un tot. Però... Anzi, prende un volume come quello, si capisce. Mamma mia, lo vedo bene. Bellissimo. Sky, per esempio, io ho seguito la mattinata del secondo giorno di test. E anzi, fa molto affidamento sull'inviato che nella fattispecie era Sandro Donato Grosso, che era sempre costantemente collegato con tanti ospiti che sono un pochino più aperti a parlare, perché chiaramente non hai le tensioni e le pressioni del weekend. Poi è chiaro che non possono svelare necessariamente tutto, ma vai anche a trattare dei temi. Mi ricordo quando si è parlato per esempio di Miller, delle mancanze che nuovamente il passaggio forzato da Moto3 a MotoGP senza una Moto2 di mezzo può aver lasciato. C'è qualche strascico nella metodologia di lavoro, nella tranquillità del pilota in sé, nella fiducia, tutta una serie di cose, nell'uso del team, per dire, oltre a ciò che fa il pilota in sé, nel rapporto produttivo con la squadra. Sono tante cose che nel weekend di gara effettivamente non hai proprio il tempo di andare ad analizzare, anche perché sono cose un po' di nicchia, sì, che come dire vanno oltre la trattazione del top team, del top pilota, di quello che si gioca la gara, la classifica, la qualifica, eccetera. Esatto, ma che poi in realtà magari forniscono una chiave di lettura nuova ad un telespettatore che appunto nel weekend di gara è concentrato sulla performance del suo pilota preferito, mentre invece nei test può sentire come procede il lavoro nelle squadre minori, che cosa è successo durante la stagione. È un po' il concetto motorsport, se vogliamo, sì. A dare un pochino di attenzione anche a ciò che di solito non viene granché. Sì, che tra l'altro è un concetto che viene ripreso anche dai quotidiani, più che dai quotidiani, dai settimanali. Faccio l'esempio di Autosprint, che non dovendo più dare le notizie, perché di fatto le notizie succedono la domenica, certo, la rivista arriva in edicola il martedì, e quindi tendenzialmente con i social, con internet, le notizie sono già in possesso del lettore, e quindi ci si concentra sull'approfondimento, su interviste, su discussioni. Autosprint, ad esempio, ci sono molti ospiti illustri che riprendono i temi principali della corsa di Formula 1 della domenica, quindi ci si sta un po' spostando su questo tema. E poi a maggior ragione adesso che è finita la stagione e ci vuole roba per riempire le pagine, diciamo, sì. E sostanzialmente è chiaro che ti puoi permettere
di sfruttare questo vuoto per andare, come dire, a completare un pochino un puzzle che durante la stagione tende ad essere, non dico incompleto, ma comunque molto sbilanciato verso i top. Sì. Per esigenze di cronaca, per esigenze di... Anche giustamente, perché certo, di fatto poi sono loro che si giocano la vittoria e quindi... Per esigenze di audience anche. Chiaro che hai un pubblico molto eterogeneo, sì, e per quanto gente, per esempio, come noi possa essere interessata alla crescita di Siarin, sì, esatto, e lo siamo sul serio, c'è gente che all'ultima gara di MotoGP ancora probabilmente si chiede chi cazzo sia Fitz Siarin, da dove venga, cosa stai facendo, e quindi devi un attimino riuscire a bilanciare entrambe le cose, fare i palinsesti televisivi, curare la linea editoriale di una redazione, di una televisione, di un giornale, non è semplice, per un cazzo proprio, non lo è. Assolutamente. E trovare il giusto compromesso tra mostrare le cose, spiegare le cose ad un telespettatore, tra virgolette, nuovo, o comunque poco abituato a questi discorsi da paddock molto specifici, e invece appunto fare dei discorsi di un certo livello, non abbassare, ecco, il livello qualitativo della telecronaca, dell'approfondimento, esatto, non è assolutamente facile e non è tutt'altro che banale. E poi molto molto spesso, cos'è? No, un segnale a caso, molto molto spesso si sente dire in giro che chi fa il mestiere è incompetente. In realtà spesse volte chi fa il mestiere vorrebbe poter parlare anche di altro, per completezza di informazione, per volontà personale, cioè oggettivamente adesso penso di interpretare anche il tuo pensiero, io mi diverto tanto a parlare di top quanto forse addirittura di più a parlare di chi invece è meno conosciuto. E gli addetti ai lavori veri, come possono essere quelli della televisione, o siamo anche noi, in un certo senso, in tutti i sensi, hanno voglia e probabilmente avrebbero anche l'intenzione, il piacere di farlo. Purtroppo non si può. Ovviamente ci sono addetti ai lavori più competenti e meno competenti, cioè sarebbe una bugia dire di no. Però sta anche poi, oserei dire, nel come ti giochi le informazioni che hai e la competenza di cui sei dotato. Diciamo che è molto meglio venderti bene le poche cose che sai, se non ne sai tantissime, piuttosto che andare a fingere una competenza che poi si vede che in realtà non hai del tutto. E gli serve l'uso, per esempio, dei collaboratori, delle spalle tecniche, di tutta una serie di altre figure che possono darti una mano. Adesso mi sto spostando, ciao, c'è un camion di Sky, tra l'altro. Sto per ovvie ragioni andando a parlare adesso del mestiere del telecronista, comunque mi ci avvicino. Nel momento in cui io non sono sicuro di una cosa, non la conosco al meglio, se so che la mia spalla tecnica è un esperto del settore, dovrebbe essere una spalla tecnica, cacchio, competenza del telecronista deve essere quella di valorizzare le competenze della spalla tecnica. Assolutamente. E ci sono delle coppie che lo fanno molto bene e altre in cui invece non si riesce a trovare il giusto equilibrio tra prima voce e seconda voce. Vabbè, qua siamo poi andati ci siamo spostati dal puro lato sportivo al lato del racconto, che però merita, secondo me, una sorta di trattazione anche questo, anche esso, perché è un pochino una sorta di filtro, non inteso in senso negativo, di mi toglie delle cose, ma mi trasforma un pochino le informazioni che mi vengono dalla pura immagine, dalla pura notizia, eccetera. Sì, ovviamente. Quindi quello che noi percepiamo del motorsport non è soltanto quello che è effettivamente, è in parte anche come ci viene presentata la notizia, un po' come l'abbiamo studiato per l'ultimo, esatto, esame, no? Sì. E dare un contenuto, insomma, è contemporaneo
contemporaneamente dai sia il contenuto che una connotazione, un commento al contenuto, e non puoi non dare le due cose insieme. Non esiste un riferimento puro, esatto, alla cosa in sé. Il riferimento puro è se guardo le immagini e basta, però non necessariamente se guardo le immagini poi sono capace di capirle fino in fondo, e quindi ci vuole un contributo. E niente, dai, facciamo un discorso su Ben Merter. Vai su IMSA e sul senso di dividere la classe DPI da LMP. Ok, allora cominci tu, comincio io. Se vuoi contestualizziamo. Contestualizza. Allora, da qualche anno da 2 anni, okay, anzi negli ultimi 2 anni la top classe dell'IMSA è cambiata, con i nuovi prototipi dell'MP2 introdotti e evoluti da ICO, IMSA ACO, Automobile Club dell'West, esatto, che organizza la 24 di Le Mans, IMSA non si è detta d'accordo con questo regolamento e ha cercato di integrarlo con quella che era una sua idea, ovvero quella di permettere ai costruttori, uno su tutti Cadillac, ma anche ancora Mazda, Nissan, di poter competere nella top class a basso costo. Quindi anziché sviluppare auto super costose, complicate come le LMP1 ibride, ha deciso di permettere ai costruttori di acquistare delle LMP2 o di collaborare con i costruttori selezionati di LMP2, quindi dalla Eureka, della Madonna, e Dio, poi sono dei buchi incredibili, dalla Eureka, Rice e Rairi, e di sviluppare dei pacchetti aerodinamici per fare che, tra virgolette, assomigliare, perché si tratta di prototipi, ai modelli di serie. Sostanzialmente una pantegana, porca gigante, troia, c'è che gigante. Madonna santissima, cos'era quella roba? Non so, una specie di castoro. No! No, sarà stata una pantegana, sì. No, non ci sono le pantegane. Non so se fosse un animale, sembrava un pezzo di terra. No, ma che era bello peloso. Non era radici. Che schifo. Bellissima questa. Sì, 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 questo è un blooper. Allora, dicevamo, aerodinamicamente di farmi assomigliare alle auto di serie. La mascherina, esatto, di fare. E di poter cambiare il motore standard Nissan con un motore a scelta sviluppato in proprio. Diversi costruttori che abbiamo elencato prima hanno aderito al progetto, ma accanto a loro, a queste auto denominate DPI, potevano correre nella top class anche i prototipi in configurazione WEC, quindi i 4 costruttori chiamati prima con i motori Nissan. Okay. Questa categoria ha vissuto per 2 anni con DPI e LMP2 unite, che combattevano per la vittoria. Le DPI inizialmente hanno avuto il sopravvento, in particolar modo le Cadillac, che hanno vinto entrambi i campionati, entrambe le 24 ore di Daytona, quindi sono abbattute i trofei più importanti, ma quest'anno un'Oreca in configurazione WEC, quella del team Corner Autosport, Colin Brown che ovviamente ha fatto decisamente la differenza ed è stato l'uomo chiave della squadra, perché il suo compagno di squadra era il pur valido John Bennett, però sì, è un gentleman che comunque ha fatto benissimo, sì. Detto il proprietario della squadra che schiera con l'autosport, che schiera anche le Porsche ufficiali in GTR, quindi insomma una struttura di tutto rispetto, che si è giocato il campionato fino all'ultima corsa contro la Cadillac di Felipe Nasr e Eric Cantar. I costruttori, Cadillac in primis, ma anche Acura, Mazda, eccetera, sono girate le palle, ovviamente, perché di farsi battere da delle squadre private non sta vincendo in terra, e quindi hanno convinto IMSA a separare le due classi. Quindi la
prossimo in sostanza ci sarà Top Class con le vetture di PI, quindi schierate marchiate dai costruttori, e una seconda classe RMB2 in cui potranno correre le squadre private. Di fatto però cosa è successo? Ed è fresca fresca di ieri la notizia, che in qualche modo riassume la situazione, ovvero il team Corre Autosport, che è una squadra a tutti gli effetti privata, ha acquistato le Nissan ex team Tequila Patron, che si è ritirato alla fine dell'anno, per gareggiare per la classifica assoluta e quindi entrare in DPI e non essere relegati alla seconda classe dell'RMP2. Ok. Quindi, tra l'altro, conclude una collaborazione lunga con, cos'era, Oreca? Oreca, sì, con Oreca, lunga e futura. Sì, anche perché ha già dei tempi del Prototype Challenge, comunque. Sì, 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 esatto. E in cui avevano dominato la categoria. A partire da quella famosa gara del Kansas. Bellissimo. Mamma mia, che schifo! Mischiata un altro campionato, tra l'altro. Robe che solo gli americani. Che però, in realtà, fatte in una certa maniera, hanno anche senso. Sì, ma quella no. Quella andava oltre. Anche perché il senso è di dare visibilità alle classi inferiori, che di solito vengono snobbate e messe in ombra dalla DPI. Certo. Ma qua non c'era nemmeno la diretta TV. Non c'era la copertura televisiva neanche su internet. E quindi capisci che... le bestemmie, me lo ricordo. Molto senso. Vabbè. E quindi, classe RMP2, in cui al momento c'è un solo iscritto, il team Dragon Speed, per la sola 24 ore di Daytona. Mentre le altre squadre, quelle che ad esempio competevano nel Prototype Challenge, non hanno ancora annunciato i propri programmi sportivi e insomma non è così probabile che possano continuare nel RMP2. Quindi una manovra che ha avuto senso fino a un certo punto, perché di fatto obbligando tra virgolette le squadre private a comprare i DPI aumenti leggermente i costi. I DPI hanno dei motori più grossi, più potenti rispetto alle P2, e quindi il numero è decisamente minore. Quest'anno al momento sono 11 le squadre iscritte in DPI e una in P2, mentre l'anno scorso si avevano 20 auto quasi fisse per tutto il campionato. Però cioè magari tra 11 squadre può anche essere che qualcuno magari ne schieri più di una di macchina. Per esempio, no, sono 11 auto. Ah, sono 11 auto. 11 auto, sì, scusa. Non 11 team, okay. Andiamo alle DPI. Sì, quindi dicevamo, discorso DPI e RMP2. C'è stato un deciso calo, un netto calo nei partenti. Sì. La qualità si è alzata. Questo che ovviamente rimane chi può farlo, esatto. E quindi chi va più forte. Però in realtà negli ultimi anni Imsa aveva vissuto di gentleman. L'anno scorso a giocarsi in campionato sono stati Eric Cullen e John Bennett, navigati dai rispettivi piloti professionisti. Però voglio dire, è il DNA delle corse endurance, sì, e in particolar modo dell'Imsa, erano stati, è sempre stato paganti, quello di aprire comunque, esatto, piloti paganti validissimi, perché Eric Cullen pilota assolutamente ha fatto delle prestazioni, appunto, tra l'altro facciamo un piccolo inciso, poi torniamo al discorso principale. Squadre ufficialissime come Cadillac, sì, Wayne Taylor Racing, Action Express con Barbosa Fittipaldi. Sì, anche se appunto Cadillac non potrà più avere delle squadre ufficiali di fiducia, perché oltre a Wayne Taylor e ad Action Express ci saranno anche il team Junkos, sì, e il team JDC Builder Motorsport. Sì, sì, sì. Quindi non potranno fare i favoritismi se vogliono continuare a vendere le auto. Beh, sì e no, nel senso che comunque se è vero che è un'emanazione diretta, pensa ai clienti in MotoGP. Sì, però insomma non è esatto, cioè
non siamo esattamente a questi livelli. No, non è la stessa cosa, cioè, per carità, però beh, da quel punto di vista tutto di guadagnato, però secondo me, se riescono ad avere quattro team con le stesse prestazioni. Ovviamente. Comunque, la mia domanda era, si giocano il titolo squadre composte da un professionista e un gentleman, fanno più fatica invece squadre tipo quelle lì con due professionisti, come mai? Allora, secondo me perché i professionisti quest'anno, Felipe Nas e Colin Brown, hanno fatto la differenza. Felipe Nas ha vinto il Gran Premio di Detroit praticamente da solo, ha fatto una corsa incredibile. E lo stesso Colin Brown, vabbè, ovviamente sì, ha fatto la differenza. Avevano molta più velocità dei propri colleghi professionisti. E poi il gentleman di turno è riuscito a mantenere la posizione, o comunque a condurre una prima fase di gara, penso a Carlin a Detroit, molto buona, senza perdere posizioni, e poi consegnare la macchina a NASA che si è prodigata in una rimonta allucinante. E poi si tratta di gara endurance, quindi c'è sempre questa variabile imprevedibile, di imprevedibilità, di possibilità di rimonta dopo una fase difficile, e poi con tante caution. Vero, nella parte questo, finale di questo. Corsa, quando nella parte finale di corsa hai un pilota professionista che è in grado di fare la differenza, come appunto è stato Nas quest'anno, allora si possono guadagnare le posizioni eventualmente. Ecco, secondo me soprattutto questo, perché ovviamente il gap di prestazione dei gentleman, sì, con così tante caution viene annullato, perché sì, ritrovi, esatto, comunque a gruppo sempre ricompattato, più esatto, ancora che la storia dell'endurance, perché alla fine sono endurance sì, ma sono sotto le tre ore, al di là di alcune, sì, sono comunque endurance molto brevi, quindi è uno stint per pilota in ogni caso. Sì, sì, però appunto col fatto delle caution, in realtà ci sono tante fasi di gara. Sì, sì, è vero. E quindi appunto con un pilota amatore nelle prime fasi di corsa che è bravo a sfruttare la situazione, a non perdere posizioni, a mantenersi nel lead lap, nel giro del leader, poi un professionista in grado di fare la differenza può ribaltare la situazione. Esatto. Ok, tornando al discorso iniziale, sono sempre stato convinto da quando è stata introdotta la DPI, ma ancor prima da quando sono state introdotte, è stata rivoluzionata proprio l'endurance americana in toto con la fusione tra American, sì, Le Mans Series e la Grand Am. Si è cominciato mettendo insieme i Daytona Prototype con le P2, sì, e già lì è stato fatto un lavoro veramente molto innaturale, perché non solamente, cioè, era una cosa veramente improbabile. Era una cosa improbabile, sì, anche perché, come mi diceva Max Angelelli, sì, non è stato fatto un lavoro sulle P2 per portarla ai livello dei DP, anzi scusate, sulle P2 per rallentarle al livello dei Daytona Prototype. È stato, che sarebbe stata la cosa tra virgolette più semplice e più economica. È stato fatto il contrario, hanno obbligato i Daytona a velocizzarsi, sì, raddoppiandone il costo, arrivando a circa un milione e mezzo a macchina, che è tanto. Il costo di auto che invece al contrario erano nate come proprio progetto per essere molto easy, un po' spartane. E lo vedevi anche visivamente che erano delle, esatto, macchine molto spartane. Ma appunto, quindi, accessibili. Già dal 2014 è stata snaturata un pochino l'endurance americana. E ovviamente quando metti insieme due macchine così diverse, non basta sistemarne una verso un'altra, bisogna bilanciare ulteriormente. E qui entra in gioco il balance. Il balance ha fatto quello che poteva, ma ovviamente è un sistema imperfetto, oltre che essere poco sportivo. Quindi ci siamo ritrovati inizialmente con delle P2 che non erano a livello dei Daytona Prototype. Esatto, un paradosso. Un paradosso. Erano più veloci di P. Sì, di P. Perché, e ci sta, non è molto facile fare la tara immediatamente, un pochino, diciamo, alla cieca, delle prestazioni delle due per bilanciarle, e poi siamo
stiamo parlando di un campionato americano, quindi tra le due, se devi favorirne una, ne favorisci possibilmente quello americano. Va anche detto che quelli dei DPI, dei DB, scusate, avevano già più dati, conoscevano già di più le piste, tutta una serie di cose. Non è sempre vero, perché ci sono quelli dell'American Le Mans Series che comunque avevano la loro esperienza, però insomma. E piano piano poi si sono un po' avvicinate le P2 con una serie di modifiche al Bob, però è sempre stato tutto molto aleatorio da questo punto di vista. Con i DPI inizialmente si pensava che potessimo arrivare a una specie di unificazione reale, ovvero di un regolamento DPI che permettesse alle macchine di essere molto più simili ai P2, sì, e quindi di aprire alle MAN. Sì. Non è mai stato così. Non è così. Ed è un vero peccato. Un vero peccato, perché secondo me il regolamento DPI, non dico sia geniale, ma ha sicuramente salvato l'IMSA, perché appunto vedere l'LMP2 soffrire nel confronto con i DP era abbastanza ridicolo. Era paradossale e ridicolo. Sì. E, mentre invece il regolamento DPI secondo me è stato molto azzeccato, permette ai costruttori di schierare delle auto ufficiali ad un costo ragionevole, permette ai costruttori stessi, come Cadillac, di affidarsi a delle squadre esterne o di vendere addirittura le proprie auto. Mamma. Vabbè, bianco, cioè, certo, vabbè, è un gatto bianco, quindi vabbè. Non porta fortuna bianco, no? No, non ci frega niente. Ho preso nero. E dicevo appunto a Cadillac, così come ha detto ai costruttori, di vendere le auto e quindi di aumentare il parco partenti, che è una cosa che fa sempre bene. Ovvio, doveroso. Ed è un vero peccato che questo regolamento non sia stato adottato in Europa, dove invece ci sono ancora problemi con la top class, che soffre la presenza di un costruttore, uno solo tra l'altro, come Toyota, che ha ovviamente delle risorse economiche illimitate o quasi, inavvicinabili per dei privati che già pagano tantissimo per avere delle RMP1 non ibride, che costano molto. Un campionato che si sviluppa su un anno e mezzo, sì, e su tutto il globo, quindi con dei costi logistici non indifferenti, e quindi appunto, mentre in Europa si ha ancora questo problema con la classe top, e il CEO è un po' troppo attenta alle richieste dei costruttori, è stata un po' cieca, nel senso si è lasciata a vincere dai costruttori che volevano il regolamento su misura per i motori ibridi, a discapito di quello che è stata la top class, che di fatto è morta. Anche perché MP1... ti rendi totalmente dipendente dai costruttori. Esatto. Nel momento in cui, come è successo, i costruttori vengono meno, cosa fai? Come è accaduto anche nel VTCC, per dire, che è stato ucciso dalla Citroen, che prima ha voluto un regolamento molto costoso, quello delle vetture TC1, e poi ha abbandonato la categoria una volta che ha vinto 4 titoli correndo da sola, senza rivali. Ha abbandonato la categoria dicendo: ragazzi, qua abbiamo fatto. E di fatto ha ucciso la classe. La classe si è dovuta reinventare grazie a Marcello Lotti, sì, che oggettivamente ha formulato un regolamento che ha un buon successo e che è soprattutto ben replicabile nei campionati nazionali. Esatto. Cosa che è molto interessante, che dovrebbe fare anche la Superbike, ma vabbè, lasciamo perdere. Che invece al contrario ha chiuso la Stock 1000, il campionato più europeo simile di Stock 1000. Esatto. E quindi una squadra italiana, ad esempio Barney, o non era l'unico, c'erano anche il team Yamaha, sì, quello c'era anche Altea, c'era anche Berkratz, per sì, dire, che avevano con una moto potevano impiegare in più campionati, ora invece si ritrovano confinati nel campionato italiano. Una scelta abbastanza stupida, e che va appunto controcorrente a questo concetto di TCR / GT3 che funziona proprio perché una stessa squadra
può schierare la stessa vettura in una serie di campionati. Davvero? E quindi ottimizzare i costi, impiegare lo stesso squadra di meccanici che è già abituata a lavorare sulla vettura, o lo stesso pilota, gentleman, proprietario dell'auto, che può fare delle varie cose, campionati. Può correrci lui, può farci correre, esatto, un professionista in un altro campionato tipo mondiale, può correrci lui in casa, in Italia o nel suo paese, eccetera. Facciamo una cosa, abbiamo aperto secondo me un file interessante, sì, quindi finisco un attimino sul discorso, sì, IMSA, sì, e poi parliamo di questo perché sì, è bello. Ci siamo allontanati. Strano, non succede mai, no, come infatti, te, no? E la sostanza del mio discorso precedente è che era inevitabile che prima o poi, quando fai una top class con due vetture diverse, sì, è inevitabile che poi prima o poi ti scoppi la bomba in mano, secondo me, perché per avvicinarli qualcuno lo devi scontentare. E costruttori americani, tra virgolette, che hanno un certo peso politico, soprattutto erano un po' i padroni di casa, si sono visti arrivare delle minelle addosso, delle problematiche, ed è comprensibile la loro, secondo me, la loro... Vado a spiegare ad un azionista che la tua Cadillac ha perso contro un Oreca. L'azionista dice che è l'Oreca. Cos'è l'Oreca? Vabbè, ed è questa scelta, diciamo che è una medaglia con due lati, chiaramente, con dei pro e dei contro. Da una parte ti permette di avere una categoria top unificata, il che significa una categoria top più o meno regolare, e oggettivamente non puoi granché prescindere da questo concetto, perché è doveroso, secondo me. D'altra parte va un po' a sconfessare tutto il lavoro che hai fatto in precedenza, ed è un po', appunto, si rivelano le problematiche di fare quello che ha fatto IMSA, ovvero pigliare due campionati e metterli insieme. Poi ce la siamo vista, bro. Molto, anche perché quello andava fuori. Lui no, Madonna, io lo vedevo cannonato nel fiume, te lo giuro. È un sì. È imbarcato tantissimo quando ha messo, è stato incredibile. Dicevi che... No, dicevo che era un po' inevitabile che arrivassimo, sì, a un punto di rottura, sì, del, sì, genere. È chiaro che o obblighi i costruttori P2 a fare il DPI, però non puoi obbligare un costruttore come Oreca a fare il DPI. No. Esatto, perché Oreca non è nessuno. L'unica, adesso non conosco nei dettagli i regolamenti delle due categorie, ma è fare delle vetture che siano veramente molto simili, sostanzialmente compatibili a livello strutturale progettistico, e poi eventualmente un motore unico. Chiaro che comprare un motore per tipo un team che vuole fare due campionati magari costa, però nel momento in cui tu hai una base tecnica comune, reale, tra P2 e DPI, Oreca ha la macchina e tu scegli dove correrci, comprandoti il motore che ti serve per fare quella cosa, o il motore del WEC. Diciamo che potrebbe essere un sensato, e qui mi ricollego poi al discorso che vogliamo fare poi dopo, realmente inventarsi delle categorie che condividano delle basi tecniche, che, come dire, andare verso una razionalizzazione, una cosa del come... lavoro dei costruttori, che possono avere del materiale che è valido per più cose. Una cosa come quella che avevano in progetto di fare gli organizzatori del DTM, del Super GT giapponese, esatto, che poi in realtà non si è ancora concretizzata, e gli anni continuano a passare. Nonostante l'anno prossimo sembra che potrebbe esserci una prima corsa, anzi due corse, una in Europa e una in Giappone, con le auto delle due classi. Sai cosa? C'è una differenza tra le due situazioni, nel senso che DTM e Super GT nascono effettivamente con dei regolamenti diversi. Sì. L'endurance è lo stesso concetto, e per quanto il retaggio della Grand Am fosse diverso, quello dell'America Le Mans Series non lo era.
come ci si è adattati con la classe GT3, ci si potrebbe benissimo adattare con la classe RMP2, anche perché già sono pochi i campionati in cui possono correre i prototipi, al di là di Le Mans Sirius, WEC e IMSA, non c'è nient'altro. In Asia nelle Le Mans Sirius già si usano i telai vecchi RMP2, quindi una struttura come Jackie Chan ha dovuto comprare il vecchio telaio, nonostante fosse nata l'anno scorso, quindi avesse già comprato l'Oreca 07, ha dovuto riprendere la 05, il modello vecchio per correre. Chiaro. E questo è un po' paradossale, perché da un lato gli organizzatori del campionato asiatico sperano di aiutare le squadre locali con auto meno costose come le vecchie però rendi la categoria su un piano diverso rispetto al mondiale. Esatto, sì. O alla European Le Mans Series. Sì. Quindi quando comunque i costi non sono molto più bassi, cioè non si parla di Gran Turismo e TCR, cioè lo scalino non è così netto tra una RMP2 di nuova generazione. Sono discorsi secondo me molto molto complessi e poi, quando ci sono tanti interessi in ballo qualcuno lo scontenti sempre. Ma sai che anche senza interessi in ballo basta vedere la lotta inutile, sterile che stanno facendo ACO e IMSA. La lotta da quanti anni IMSA, poi? Quando ACO ha lanciato appunto il nuovo regolamento RMP2, IMSA ha detto no, a noi non va bene. E hanno lottato per niente, perché di fatto aveva senso, anche perché ACO ha in mano la 24 ore di Le Mans, quindi in mano per se... lei è facile fare la voce grossa. Per quanto l'IMSA abbia Sebring e infatti io L'hanno copiata. In che senso? No, dico la 12 ore di Sebring gliel'hanno tolta al WEC. Ah sì, sì, l'hanno portata via, hanno detto va bene, non ce la teniamo. Sì. Facciamo correre il campionato nostro. Chiaro. Però anche lì, vedi, IMSA è portatrice, purtroppo o per fortuna, degli interessi, delle richieste, delle tendenze dei costruttori che corrono lì. Sì. E quei costruttori non necessariamente devono essere interessati a fare quello che fanno in Europa. E devi decidere che cosa fare. Probabilmente non funzionerà mai un concetto in cui, cazzo ne so, General Motors, Cadillac si adeguano e fanno il B2. Non succederà. A meno che tu non offra una categoria molto aperta come libertà costruttiva e quindi loro possono interpretarlo come si faceva ai tempi di fine anni 90, primi 2000, quando Cadillac faceva la B1. Però non è più il momento, non è la stessa cosa, non siamo più lì. Tutto molto complicato, molto più complicato di però quello non che... è impossibile. Basti vedere la classe GT, che appunto oltre al GT3 che funziona per la propria università, la GTRM in IMSA funziona, e poi la stessa Corvette che dicevi, certo, viene in Europa a fare la 24 ore. Certo, ma perché lì realmente il regolamento è lo stesso, perché la GTLM è la GT dell'American Le Mans Series, che già all'epoca era la GT europea. Sì. Quindi si è riusciti a dare continuità. Sì. Poi vedi, ci sono appunto progetti che possono andare in continuità e progetti che, se devi forzare, non possono andare in continuità, come è stato fatto per la categoria top dell'IMSA. Molto difficile, cioè io auspico che un giorno si trovi una quadra per cui la categoria top dell'IMSA diventi compatibile realmente con la B2. Però vedi, anche lì Core Autosport con la B2 non ha fatto Le Mans, non era interessata. Però al contrario sì, al contrario ha funzionato. L'anno scorso le Daytona, B2 sono andate a Daytona, esatto, hanno corso, però l'hanno presa Dragon Speed, Jackie Chan, però con quali risultati? Cadillac che ha fatto la voce grossa, e Alonso quest'anno si è adattato ed è passato dal B2 al DBI. Piccola parentesi, equipaggio
folle, mica male. Stellare. Anche se Anterrei fosse... era adatto a quel tipo di macchina, le conosce? Era adatto alla macchina, ai circuiti, alla mentalità di gara americana. Insomma, non era affatto male anche l'equipaggio. Certo, certo. Taylor, Van der Zande, Anterrei. Alonso e Kobayashi fanno più... fanno nome. Fanno notizia. A livello internazionale, sì, esatto. Meno a livello americano, esatto. A livello americano Anterrei andava benissimo. E poi penso sono sicuramente due piloti validissimi. Questo non metteremmo mai nulla da dire. Allora, abbiamo pochi minuti prima di arrivare in pista. Sì. Tu hai toccato un argomento che mi sta molto a cuore, che è l'argomento Superbike. Sì, sì, in realtà l'hai introdotto te, però. Ah, ok, vabbè, l'abbiamo toccato in sostanza. Ne parlo anch'io molto volentieri. Ci sono. È un argomento altrettanto complesso. Sì. Perché devi valutare l'interesse delle case. Chiaro che quando hai delle case ufficiali non puoi decidere prescindendo da loro. Però personalmente, nonostante tutte le obiezioni che sono state fatte eccetera, trovo ugualmente necessario inventarsi un regolamento Superbike che permetta di tornare ai tempi in cui la Superbike era sostanzialmente un'emanazione internazionale di campionati nazionali e non una classe per prototipi B. Esatto. Cioè, una seconda classe di prototipi. Esatto. Boh, lo reputo onestamente necessario. Anche perché appunto con la sparizione, ripetiamo, della Stock Mill, non c'è più un campionato di mezzo tra i campionati nazionali e la Superbike. E l'unico, secondo me, senso positivo, sì, che può avere la sparizione della Stock è quella di un possibile avvicinamento della Superbike alla Stock, che già è stato fatto, sì, in passato con le Evo, con tutte queste cose qui, con la centralina unica, che non mi ricordo se ce l'hanno, nel Superbike non c'è la centralina, no, unica, non ancora c'è, o meglio non ancora c'è, non c'è, che potrebbe essere un'ottima idea. Potrebbe essere una base di partenza interessante. Non lo so, sai, poi c'è sempre il discorso del costruttore. L'idea che Ducati possa schierare una moto e magari un privato con la stessa moto le arriva davanti, Ducati dice ok, ma io cosa vorrò fare? No, infatti, senza questo è vero. Siamo sempre lì. Siamo sempre lì. Il problema è che quando ci sono i costruttori impegnati, il costruttore vuole vincere. E per vincere spende. E per spendere porta il campionato a un livello prestazionale ed economico che un privato non può sostenere, ma i costruttori quante moto possono schierare? Siamo sempre alla coperta corta. Esatto. Siamo anche alla coperta corta. In realtà, di fatto, guardando i numeri di costruttori in Superbike, ce ne sono tanti. Ce ne sono tanti, è vero. C'è Kawasaki, Ducati, Yamaha, Honda, e già questi sono un'ottima base. Con due moto a testa rappresentano un'ottima base. Qui c'è MV Augusta, che adesso mi sa che non c'è, esatto, più. Esatto. BMW che invece che torna in maniera ufficiale. Sì, è vero. Con Sykes e Reiterberger. Mentre Aprilia invece pare che non ci sia. Venga definitivamente accantonato il progetto V4. Per cosa? Per la MotoGP, ma per, e allora, per fare ottavo, ma magari va bene, vabbè, però non è che, cioè, il tentativo è sempre quello chiaramente di migliorare. Ho capito, però ormai sono quanti, 3 anni che... Sì, però dunque, secondo te, qua stiamo facendo forse un po' un processo alle intenzioni, ma in Dorna c'è la speranza che i costruttori si riversino sulla MotoGP per lasciare la Superbike un po' più libera dal punto di vista della regolamentazione? Vorrei dire di sì, però di fatto non succede. Come diciamo, ci sono 10 moto ufficiali in Superbike, lo stesso numero delle moto ufficiali che ci sono in MotoGP, di fatto, no? Un po' meno. In MotoGP sono 6 costruttori. Sì, sono 6 che hanno tutti almeno 2 moto e alcuni ne hanno 3. E KTM ne avrà 4. Perché alla fine sono ufficiali. Sì, sì, ma certo. Vabbè, sono passati. Più o meno. Quindi, sai, è
anche capire semplicemente dove dirigerti non è semplice, perché scontenti qualcuno. Però io, ripeto, non conosco le caratteristiche tecniche e regolamentari della Superbike dei tempi che furono, però ci sono stati periodi in cui la Superbike aveva 40 moto in pista, sì. E c'erano tante wild card soprattutto, quindi lì. Ed erano wild card vincenti. Guarda quando si andava a correre in Giappone, guarda quando si correva in Inghilterra, che vincevano, sì, spesso, comunque si giocava la vittoria alle wild card. Cosa che è successa negli ultimi anni in super sport. Sì. Faccio esempio di Kyle Hyde, che sì, a Donington qualche anno fa si giocò la vittoria con una moto privata con cui correva nel campionato britannico. Guarda la Stock Mille. O anche con Valtuini l'anno scorso. Con Valtuini che ha fatto bene. Ma la Stock Mille è stata soppressa. E quindi un pilota che vuole fare la wild card non può più fare. Guarda i thailandesi. Sì, benissimo, il fratello di Vigayot. Rattapong Vilerot, Chrysart. Quando Rattapark vinse. O due anni fa mi pare che c'erano Chrysart e Polamai che fecero molto bene, si giocavano la vittoria, forse uno dei due però fece podio o vinse, sicuramente qualcuno fece podio, probabilmente Chrysart, sì, può essere, perché l'altro forse cadde, sì, l'altro era caduto, non lo so. Io ho questo piccolo auspicio, che nel momento in cui la categoria continua a costare così tanto e il livello di sofisticazione rimane così elevato, è ovvio che obblighi, cioè che la chiudi un po'. Devi capire cosa vuoi fare. Devi capire cosa vuoi fare. Stiamo arrivando. Molto bene. Anche perché più aumenti i costi e più abbassi il livello. Cioè, sembra paradossale, ma da una parte hai le squadre ufficiali che alzano il livello in maniera esponenziale, basta pensare all'ingaggio di Alvaro Bautista, che, come visto in questa stagione, è un pilota fortissimo, è assolutamente un pilota che può giocarsi i podi in MotoGP. E dall'altra, però, le squadre private, leggevo a inizio anno scorso un'intervista al proprietario del team Quick Step, Gianni Ramello, esatto, mi ricordo anche io quell'intervista, esatto, che in cui diceva che fa sacrifici enormi per poter schierare. E ci è morta la batteria della GoPro dopo un'ora e passa di video. Beh, succede. Onesto. Facciamo una chiusa finale. Stavi dicendo, Tremo? Stavo dicendo che da un lato, appunto, ci sono i costruttori che ingaggiano piloti fortissimi, ma dall'altro i team privati sono costretti. Che cazzo di ma niente, volevo fare delle cose. Dall'altro i team privati sono costretti ad ingaggiare i piloti con la valigia per poter pagare i costi che delle moto del genere chiedono, e quindi ovviamente il livello si abbassa da questo lato, e squadre tipo Barney Racing, che ha pure ingaggiato un pilota fortissimo come Michael Rubén Rinaldi, è costretto a licenziare Xavi Forest, nonostante nelle ultime stagioni abbia fatto qualcosa di veramente figo. Poiché probabilmente lì dipenda da Ducati la scelta del pilota, è un altro discorso. E no, appunto dico, però Ducati aveva pagato. Aveva pagato Barney, aveva fatto degli sconti a Barney per poter avere il proprio pilota. Il proprio pilota, certo. Anziché un pilota come Foray, che a Ducati non interessa. Non più. E che nonostante i risultati eccellenti che ha fatto negli ultimi anni. Tra l'altro Ducati, proprio con Goileven quest'anno, forse con due moto, Laverty e credo Román Ramos a questo punto. Beh, non male Laverty, Ramos un po' meno, però a meno bene comunque. Sì, perché Forest va nel BSB. Mm-hmm. E niente, siamo arrivati in pista e io direi che possiamo anche chiudere. Alla prossima. Ciao Kiki.